stavo facendo i fatti miei. Stavo girando su YouTube normalmente come ogni giorno. E improvvisamente ho incontrato un video lungo. È stata una cosa terribile. Dovete sapere che io avevo solo due neuroni. E uno dei due non sapeva se suicidarsi. Adesso ne ho tre. Ho dimenticato come si fa a vedere le tette, i culi, quelle cose che stanno su Instagram e su TikTok, quei video che durano pochi secondi, adesso non mi interessano più, ed è terribile. Ora vado in cerca dei video lunghi, adesso non ne posso fare più a meno, ho iniziato a vedere film impegnati, i video lunghi sono diventati una droga. Certo, sto cercando di disintossicarmi, ci sto mettendo tutta la mia buona volontà, ma non è facile. State attenti, su YouTube ce ne sono tanti. Ciao, Wayu. Allora, video strano, però mi piace, cioè vedo questa inquadratura molto molto bella, alternativa e attuata, mi piace. Allora, al bella larga, capite che uno sa, perché poi io sono grande e quindi c'entro meglio. Dunque, torniamo a fare quello che facciamo normalmente. E voi conoscete benissimo la mia, mamma mia, un macigno, Telecaster, la classic vibe, quella tipo bennato, diciamo, i colori così come quelli di quando ero piccolo. Ma l'unica cosa di questa chitarra che a me non mi convinceva assai erano le sellette, perché ci ho montato queste sellette tipo, diciamo, anni 60, queste qua zigrinate, tipo cioè della Wilkinson, che sono sellette bellissime che trovate con il ponte da Music Lily, sono molto molto belle, ma non c'entrano un cacchio con questa chitarra, perché questa chitarra farebbe il verso ad una Telecaster del 77, così, ok? E quindi non c'entrano, ce l'avevo messa perché volevo averle d'acciaio, volevo averle, diciamo, non d'ottone, ed erano le uniche, pesa una tonnellata, la vado a posare perché altrimenti mi cade il braccio a terra. Ci ho messo queste perché non volevo quelle d'ottone, ed erano, diciamo, le quelle migliori, senza prendere quelle là, diciamo, di bastarde, semplici, insomma, quelle che c'erano montate, in poche parole. Aumsen, che esiste ancora in realtà, pare strano, ma esiste ancora, ha sparato fuori una cosa pazzesca che io non vedo l'ora di montare su questa chitarra, e se riesco ad aprire la bustina ve lo faccio vedere, ve le faccio vedere pure. Sulla chat in realtà già l'avete viste, e quindi le conoscete già, chi viene dalla chat, chi non viene dalla chat è una brutta persona e dovrebbe venirci. Sono sellette per Telecaster di questo tipo qua, le semplici, diciamo, non compensate, ma sono fatte di titanio. E io non ho mai in vita mia provato l'hardware di titanio, ma pare che abbia un suono molto aggressivo, che è quello che poi vorrei avere da questa chitarra, che fa, vi ripeto, il verso a qualcosa di abbastanza moderno, cioè più o meno moderno, abbastanza. E quindi voglio provare queste sellette, ce le voglio mettere per non togliercele più, perché sono, diciamo, come le vorrei. Dovendo montare queste sellette, ho pensato bene di fare una cosa, di farvi vedere come le monto, però più che come le monto voglio rinfrescarvi le idee sul setup, perché è un po' di tempo, diciamo, che mi chiedete roba sul setup, su cose così, e in particolare in questo caso dopo vi faccio vedere anche un'altra cosa interessante che penso possa, spero possa interessarvi, se non me ne frega niente siete delle brutte persone come al solito, e quindi ci possiamo ci spostiamo sulla chitarra. Io ho gli occhiali che si fanno neri e per fare questi lavori all'aperto non è proprio il massimo, però ci dobbiamo adattare. Vi faccio vedere un po' di cose, voi spero che, vi ripeto,
che vi piacciano, tanto per rinfrescarvi le idee. Come al solito voglio ricordarvi di iscrivervi al mio canale, perché è la cosa più importante che possiate fare. Lasciate un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate, però prima di lasciare un commento mi raccomando, leggete la descrizione e inoltre pensate prima di lasciare un commento stupido, perché i commenti stupidi li cancello direttamente senza pensarci due volte. E ci sono altre cose che dovete fare, ma io attualmente non me le ricordo. Ah, ok, venitemi a seguire su Instagram e su Facebook, perché è importante. Io pubblico per esempio la foto di queste sellette, l'ho pubblicata per prima cosa su Instagram, e poi sulla chat c'è questa bellissima chat Telegram dove siamo più di 200 persone, quasi 250. Ci teniamo compagnia durante la giornata, siamo tutti chitarristi e ci sono io se mi dovete chiedere qualcosa. È una cosa molto molto comoda. Poi c'è geishamusic.it, che è un posto meraviglioso, un negozio online, geishamusic.it, è più facile di così non si può. Trovate il link giù in descrizione, come trovate il link anche per comprare queste sellette su Daunzen. Però queste sellette penso di portarle su geishamusic.it. Quindi oltre a questo trovate i meravigliosi pickup Revival che io ho montato su questa chitarra, le corde Pyramid che conoscete oramai tutti, che stanno montate anche su questa chitarra, tra le tante le mie corde Signature che oramai spero che conoscete tutti, e i miei meravigliosi cavi, quelli che faccio a mano. Oggi proprio devono arrivare i nuovi cavi, ci sono tre nuovi cavi in uscita, uno già è stato rilasciato su geishamusic.it, ce n'è uno solo, ed è un cavo che si chiama Imperium, è un cavo con il conduttore centrale tutto d'argento, meraviglioso, cioè tutto d'argento, il rame placcato argento, però diciamo è come se fosse d'argento, ed è un cavo lussuosissimo, bellissimo. Vi sposto e vi faccio vedere che cosa faccio. Ok, così dovrebbe andare bene, dovreste vedermi. La prima cosa che chiaramente devo fare, anche se non dovrei e non potrei farlo perché non si fa, però io lo faccio lo stesso perché non ho alternativa, devo togliere le corde, altrimenti come faccio a lavorare sulle sellette? È una cosa impossibile. E quindi mi vado a togliere le mie corde, che riciclerò, perché riciclerò, appunto, ho deciso. Non mi lamentate, non mi fate ingazzare, perché sennò finisce male oggi, che già mi girano le balle. Vabbè, io c'ho il giramento di balle praticamente fisso, ecco, perenne, cioè il moto di rivoluzione delle balle molto molto accelerato. Allora, corde smontate, ce le portiamo qua. Ma una cosa c'ha questa chitarra, purtroppo le nichelature, che sono un accacamento di cazzo colossale, perché sono si fanno uno schifo, come potete vedere, e le voglio pulire un pochino. Quindi in teoria, per pulire le nichelature, la cosa migliore è il Seedol, ok? Con molta attenzione. Nel mio caso questa è una chitarra verniciata a poliesterone, quindi non succede assolutamente niente, o a poliuretanica, non lo so che cos'è, però comunque vi assicuro che se ci va, chiaramente se ce la buttate a secchiate sopra si rovina, però diciamo che in linea di massima non dovrebbe. Aspettate, forse vi posso alzare un po', che tanto non me ne frega niente se, ecco qua, così magari mi vedete anche un pochino in faccia, ecco, più o meno così, ecco, ciao. Dicevo, non mi diciamo, è meglio non farcela andare, però se ci dovesse andare una gocciolina non succede assolutamente niente. Se ci avete una chitarra verniciata alla nitrocellulosa, non vi permettete di avvicinare questa cosa alla nitrocellulosa, ok? Non verrà bene, però perlomeno un pochettino si pulirà sicuramente. Goccettina sopra, vado, cerco di non fare proprio il lago, e mi vado a lucidare un pochettino queste cose qua. Vi ripeto, non verrà perfetto, però almeno un pochettino migliorerà. Poi chiaramente per farlo venire proprio bene bene dovreste utilizzare uno strumento elettrico, uno spazzolino, una
una cosa per lucidare, però a me non mi interessa, basta che, diciamo, non fanno proprio schifo. È venuto abbastanza bene in realtà. Mo mi potrei anche togliere le manopoline, così sto più comodo, sperando di non sfondare il potenziometro, perché non so per quale motivo ci va molto molto stretto. Vabbè. E quindi mo mi vado a lucidare un pochino questo, che fa abbastanza schifo. E queste, considerate che sono cose nuove, purtroppo il nickel fa questa fine, si fa una monnezza, per questo il nickel io lo schifo e preferisco molto di più, anche se non fa vintage, preferisco molto molto di più la cromatura piuttosto che la nichelatura. Certo, sarebbe l'ideale smontarlo, però non è che mi metta a smontare tutta la chitarra ogni volta che la devo pulire. Questo chiaramente non dipende dal fatto che sono componenti Music Lily, ma la nichelatura è proprio così. Tant'è vero che io ho dei pickup Seymour Duncan che sono nichelati e hanno fatto esattamente la stessa identica fine, anzi quelli sono diventati anche peggio perché sono un po' più vecchietti. Con un pochino di pazienza si riesce, diciamo, a rendere il tutto più decente, almeno un pochino. Poi a un certo punto me ne sbatto le palle e me la tengo anche un pochino annerita, perché sinceramente di andare al manicomio non è che mi va tanto, perché vi ripeto, la nichelatura è così. Io sto lucidando un pochettino la parte di sopra delle manopoline, che fa chiaramente schifo come tutto il resto. Il ponte lo vorrei tanto lucidare, ma è una cosa impossibile. Cioè dovrei smontare il pick up, smontare tutto, e sinceramente non mi va. Però sono sicuro che se lo facessi verrebbe praticamente nuovo. Allora, manopoline della Telecaster sono bellissime, perché tu non ti devi assolutamente preoccupare dell'allineamento, però te sta accorto perché quando scendono troppo grattano, e quindi devi stare un pochino attento all'allineamento. Questo va bene, questo qua sta troppo, eccolo qua, perfetto. Ci diamo un'altra bottarella, perché in realtà quello che fa venire gli stupidi segni sul nickel è il grasso delle dita, e se non stai attento praticamente ti vengono le impronte vegetali letteralmente stampate sopra, e fanno veramente cacare poi in quel caso, eh? Ah, mo si ragiona. Ah, adesso sì. Eccoci qua. Stavo cercando di lucidare a Seagull, letteralmente senza metterci il Seagull. Vabbè, tutto a posto. No, va tutto, cioè, tutto regolare. Ok, adesso come potete vedere è molto molto meglio. Voi non riuscite a vedere in che condizioni pessime e penose stava prima, sicuramente, però ve lo assicuro io. Ok, mo. Ok, andiamo a cambiare le sellette. Dove cazzo stanno le sellette originali? Cioè le sellette
a un sensato qua. Prima cosa, togliamo le sellette. Togliamo le sellette qua. Mi raccomando, cacciavite sempre manuale. Non vi sognate di utilizzare un cacciavite mai. Oddio, io sulla chitarra non li uso per niente mai, in nessun caso, i cacciaviti, diciamo, elettrici sulle chitarre. E con un po' di delicatezza e con un poco di pazienza, senza iastemmare tutto il creato, riusciamo a toglierle. Devo fare una cosa perché sennò veramente scasso tutto. Devo abbassare un pochettino le sellette perché sono incastrate, quindi sono troppo sollevate, e quindi di questo passo veramente scasso tutto. Invece la abbasso un pochettino e quelle si cipitano più facile. Hai tutto a posto? A casa, la famiglia, tutto bene? Spero. Vabbè, vai, le smonto un attimo, le devo svitare solamente, è inutile che vi faccio vedere a me che svito. 2 secondi e torno. Ok, voglio accendiamo la luce, se no non vedete un cacchio, ma non vedete un cacchio anche con la luce accesa. Semplicemente ho svitato le vecchie sellette, ho montato le nuove. Quando fate questo servizio, io prendo questa qua vecchia per farvi capire, quando montate le sellette della Telecaster, ricordatevi di avvitare, cioè di svitare tutte le viti d'altezza, in modo che praticamente la selletta si appoggia sulla piastra del ponte con il corpo della selletta e non con le viti, altrimenti graffiate tutto e fate forza per andare ad avvitare. Le ho avvitate e poi ho avvitato un pochettino le viti d'altezza per alzarle un pochettino, un po' a cacchio di cane, per tenerle un pochino più alte, altrimenti quando monto le corde mi sbattono sulla tastiera, sul pick up, e poi non posso fare il setup. Comunque dopo dovrò sicuramente aggiustarle. Comunque nel frattempo ho notato che i tasti sono un pochettino sporchini e quindi ci vado a dare una botta con le spugnette 3M di Music Lily che io oramai utilizzo per fare questa cosa qua. E poi mi sono reso conto di avere queste cose qua che mi permettono praticamente di non mascherare la tastiera, perché semplicemente vado, appoggio e lucido, così semplice, faccio prestissimo in questo modo qua. Io queste cose qua ce le avevo già, ma non lo sapevo, quindi diciamo ce le avevo dentro alla cassetta degli attrezzi, ma non me le ricordavo. Quindi le faccio proprio presto così. Vabbè, i miei tasti non sono particolarmente proprio, non fanno proprio schifo, quindi ci metto ancora meno tempo. Ecco qua, ancora per, diciamo, la precisione, mi vado a dare anche una botta con la spugnetta lucidante. Ma anche chi cazzo non fa, vanno benissimo così, cioè sono perfetti sti tasti. Ok, adesso questa è una tastiera da 9,5 pollici. Io devo fare la raggiatura delle sellette come la tastiera, chiaramente mi vado a trovare la mia dimetta da 9,5 pollici. Eccola qua, che culo, l'ho trovata subito. Ok, poi mi serve il righello, logicamente, e mi vado a montare le corde. Non vi faccio vedere il montaggio delle corde perché è inutile. Allora, voglio montate le corde, mi sono tirato sulle sellette quanto basta per farle suonare, perché adesso per controllare, la prima cosa che devo fare è controllare il truss rod, quindi mi vado ad accordare, e per accordare chiaramente le corde devono suonare, non le posso tenere diciamo con le sellette così basse da non farle suonare perché sbattono, e quindi me le vado per prima cosa ad accordare.
Ok, fatto questo, accordato, mi vado a controllare il Trust Road, che è una cosa veramente molto semplice. Si preme, aspettate, in posizione di suonata, così si preme primo tasto e oltre l'ultimo tasto e si guarda al centro del manico, ok? Settimo, ottavo tasto qua in mezzo, così. Io per esempio ho il manico leggermente troppo dritto, quindi si guarda più o meno settimo, ottavo tasto. Bisogna avere un 0,3 o 0,25, 0,3 di spazio qua, tenendo premuto il primo e l'ultimo tasto, ok? Quindi mi prendo un chiaramente, voglio, io vado veloce, nel senso che per fare queste cose c'è bisogno di un po' di sveltezza, e non sto qui a spiegarvi proprio lentamente, piano piano, piano piano, ecco, un poco di velocità ce l'ho. Quindi che faccio? Io vi ho detto che ce l'ho, c'ho il manico troppo dritto. Per piegarlo, e quindi per aumentare lo spazio, devo svitare. Si svita in senso antiorario. Se invece avessi il manico troppo curvo, avvitando lo stenderei e quindi diminuirebbe lo spazio. Invece a me serve più spazio. Vado, mi infilo il mio chiavino, attenzione che il chiavino sia quello giusto, perché se spanate questa vite siete fottuti, cioè non siete proprio fottuti, ma sono belle rotture di palle. Quindi me lo vado a svitare un po'. Io ho visto com'è, so benissimo, diciamo, so già quanto più o meno devo svitare, però nel vostro caso procedete piano piano per tentativi, perché diciamo è difficile che fate danni, però è meglio stare attenti. Ok, adesso ci sono. Mi piace un Trust Road abbastanza dritto, in realtà, però diciamo che 0,30, 0,25 sulla maggior parte delle chitarre va bene. Io lo faccio a occhio, perché vi ripeto, anche il setup, io ho il mio setup personale che faccio su tutti gli strumenti e me ne sbatto alla grande delle misure che mi dà le Fender, ok? Quindi nel mio caso farò il mio setup personale, quello che piace a me, che è 1,5 mm sui bassi, misurata al 17° tasto, 1,5 mm sui bassi e 1 mm sugli alti. Se volete fare un setup da Stratocaster o da Telecaster più canonico, più tradizionale, dovete tenervi a 2 mm e 1,6, 2 sui bassi e 1,6 sugli alti. Come si fa? Ci si mette in posizione di suonata e con un bel righello di questo tipo che inizia da zero, se ci fate caso così, andate a misurare al 17° tasto l'altezza della corda. Nel mio caso sto a 1 mm, quindi devo salire, perché io voglio 1,5 mm qua, 1 mm troppo, poco meno. Quindi mi regolo il mi basso e il mi cantino. Ok, mi cantino, so troppo alto, quindi mi abbasso un pelino. Un millimetro, perfetto. Adesso devo regolare la raggiatura delle sellette. Come faccio? Perché deve essere uguale la raggiatura a quella della tastiera. Utilizzo la mia dima, che è questa, che riproduce la raggiatura della tastiera, l'appoggio sulle corde e mi regolo le sellette di conseguenza. Chiaramente, io non sto qui a spiegarvi che queste sono sellette, che è una Telecaster a 3 sellette, quindi ogni vite alza e abbassa una corda, perché spero che voi ci arrivate da soli, comunque lo spero. Quindi mi vado a regolare.
occhio che in questo caso succede che quando tu muovi una corda si muove purtroppo necessariamente anche l'altra, quindi io devo andare a ricontrollarmi in questo caso anche il mi basso, che infatti si è leggermente alzato, quindi me lo vado ad abbassare un pelino e devo fare un pochettino questi giochetti così, perché purtroppo a Telecaster questo è. Mi vado a ricontrollare, chiaramente, vabbè, è inutile che ve lo dico perché non siete stupidi. Per capire quando è che sono arrivato è semplice, basta appoggiare sopra. Il mi basso non suona perché tocca, il la non suona perché tocca, ok? Semplicissimo. Il mi cantino non suona perché tocca. Stessa cosa la continuo a fare con tutte le corde. Ripeto, non dovete essere un pochino, come dire, intuitivi se volete, perché chiaramente per fare queste cose ci vuole anche un po' di intelligenza, insomma un po' di elasticità mentale, altrimenti non è cosa. Guarda, ma e andate da un liutaio che comunque è sempre la cosa migliore, a meno che non andate da uno di quei liutai che lavorano a occhio, che purtroppo ci sono. Vado a ricontrollare il mi cantino perché ho mosso il si ed è probabile che il mi cantino si sia spostato. Aspettate un attimo. E infatti si è spostato anche molto. Così va bene. Vediamo se mi trovo ancora con l'arrangiatura. No, non mi ci trovo. Quindi mi vado ad abbassare un altro pochino il si. Sempre si ucchiap sto si, ok. Purtroppo qua bisogna andare un pochettino a tentativi. Fate sempre più velocemente, ok, così va benissimo. Adesso tocca fare l'intonazione. L'intonazione su questa chitarra non si può fare perché è una chitarra, una Telecaster a tre sellette, che è stonata, non si può intonare a meno che le sellette non sono compensate. Però possiamo fare una cosa, possiamo vedere che non sia proprio estremamente stonata, e quindi mi metto il mio accordatore, suono mi basso, accordo il mi basso, suono il mi basso al dodicesimo tasto, è leggermente calante, vediamo il la, chiaramente mi devo riferire al la e al mi basso che stanno sulla prima selletta, il la è ugualmente leggermente calante, quindi mi conviene spostare la selletta un pelino più avanti. Il mi basso adesso risulta intonato, sono entrambi calanti, mi posso spostare ancora un pochino più avanti, ok, sono quasi intonato. Vado a provare adesso il re e faccio questo con tutte le corde. Allora, in questo caso il re mi risulta
crescente, mentre invece il Sol è intonato. Io la tengo così perché, essendo intonato il Sol, il Re non lo posso intonare e quindi lo tengo così. Andiamo sul Si e io vedo la selletta che sta, oddio, me la sposto un po' più avanti così, tanto per, che sta più o meno dove dovrebbe stare, insomma. Sono più o meno intonate tutte e due. Queste sono tutte e due crescenti, quindi me la sposto un pelino più indietro. Allora, purtroppo su questa intonazione qua c'è poco da fare. Cercate di intonare più o meno tutto, ma non potete fare molto. Ok, fatta questa storia qua, bisogna regolare i pickup, che a me saranno sicuramente già regolati. I pickup single coil io li regolo in un modo solamente, senza farmi troppe seghe mentali. Premo il tasto la corda all'ultimo tasto e misuro. Io la regolo 2,4 sui bassi e 2 sugli alti. Semplice, pulito e sistemato. Tutti i single coil. Quindi qua sono un pochino troppo vicino, mi allontano un po', anche se non cambia un cacchio, perché ok, anche qui sono troppo vicino. Ok, regolato così, chitarra settata, selletta nuove, vi faccio sentire come si sente. Ciao a io.
I'm gonna go to the hospital.